Mister Nappi 1-1 a Carbonia, un punto che serve poco a tutti e due, però dipende da cosa deve fare l'Arzachena. Vuole arrivare dove? Al primo posto, perché il finale al triplice fisco l'abbiamo visto molto arrabbiato. Sì, no. Arrabbiato per il risultato e per una situazione, come ho già detto ai tuoi colleghi, situazione tattica che l'ho letta male io, l'ho sbagliata io e mi prendo tutte le responsabilità. I ragazzi ancora oggi hanno fatto una partita stupenda, perché giocare sul campo, un campo così, rimane difficile, però abbiamo giocato, abbiamo fatto un grandissimo gol, abbiamo avuto altre occasioni per andare poi in vantaggio dopo il pareggio, non ci siamo riusciti e questo è una cosa positiva per me, perché quando i ragazzi vengono a Carbonia a giocare contro una squadra che deve salvarsi e non è mai facile prendere un punto, uno può dire va bene, ci siamo portati a casa un punto, abbiamo posto la classifica, però la voglia e la volontà di questa squadra di arrivare più in alto possibile ci fa sì che in poche parole ci viene anche un po' di rammarico per questo pareggio, però serve d'aiuto per il proseguo, per capire dov'è che ho sbagliato io, dov'è che hanno sbagliato anche loro e esaminare gli errori e poi ripartire già da domani che ci alleneremo, perché noi mercoledì poi giocheremo recupero con Muravera per poter andare a vincere questa partita e portarci a 54 punti. E poi se non ci riusciamo, amen, però noi la voglia di vincere ce la mettiamo sempre. Mister, l'errore che si imputa è nel cambio poi del modulo, di conseguenza nel cambio fatto con l'ingresso di Mannone. Poi dicono che i giornalisti non capiscono di Cioè, calcio, eh. No, no, ma non è fatto di giocatori, è fatto proprio di modulo che potevo aspettare un pochettino di più, però questo è il mio errore. Io non sono il padre eterno, posso sbagliare anch'io. L'importante è che non sbagliano i miei giocatori, e perciò io mi prendo tutte le responsabilità di questo intoppo così posso anche crescere, perché devo crescere ancora tanto, perché il mio obiettivo oltre a quello di portare l'Arzachena più in alto possibile, poi il mio obiettivo è quello di arrivare più in alto possibile, o con l'Arzachena, con il mio direttore, perché io ogni volta mi dicono, Nappi, ma sembrava, a me gente mi ha detto, ma visto, sembrava un po' lecca, lecca culo perché parla sempre del direttore, ma io parlo del direttore, sapete perché? Perché nel calcio ce ne sono pochi di direttori così, che ti danno la possibilità di allenare come vuoi tu, e di spalleggiarti nei momenti di difficoltà. Perciò ne parlerò sempre, a qualsiasi intervista tirerò fuori il nome del direttore. Tanto se vuole mandarmi via, manda via lo stesso. Però io me lo sento dal cuore e lo dico volentieri. Però l'Arzachena ancora una volta, ragazzi, oggi ha dimostrato di essere una grande squadra, di una squadra che punta al primo posto e che quando finiremo il campionato faremo i conti di dove saremo. un'occasione grandissima sprecata perché poi dall'altra parte Giuliano perde fuori casa e quindi anche quello forse ha aumentato il rammarico, No, ma di arrivata me l'ha detto quando no? sono rientrato, io ero già incazzato per cavoli miei, anche prima non sapendo del Giuliano, però l'ho detto ai ragazzi, fino alla fine il calcio è bello perché è questo, non ti dà mai una certezza, perciò si gioca fino alla fine, come noi, come non so cosa ha fatto il Nuovo Florida, ha Pareggiato. pareggiato, come ha fatto il Nuovo Florida, però anche la Torres ha preso 3 punti al Giuliano, perciò siamo tutti lì, perciò possiamo fare C'è bene. da dire che all'inizio stagione, quando ha parlato di primo posto, qualcuno ha pensato che fosse matto, no? Però poi di fatto il campionato ha dimostrato No, che. andiamo avanti. Io nella mia vita ho sempre avuto degli obiettivi. Poi dopo potrei arrivarci, posso arrivarci, ci sono arrivato, però mi pongo sempre l'obiettivo e vado fino alla fine. Poi alla fine faccio i conti e vediamo dove siamo. Però, Che Pasqua sarà per voi a questo punto? ma una Pasqua buona perché facciamo Pasqua, mangiamo e Pasquetta siamo già in campo perché giochiamo mercoledì e non si molla niente. L'ho detto, come ho detto prima, ai ragazzi, riposare, mangiare bene, allenarsi perché dobbiamo arrivare. Poi dopo, finito il campionato, possono fare quello che vogliono, ma adesso la testa deve essere solo e esclusivamente all'obiettivo e basta. Grazie, mister, in bocca Grazie al a voi, lupo. grazie a voi. Re.